Gentili deputati, gentili senatori, autorità tutte, è con grande gioia che l'Italia oggi, l'Italia delle istituzioni, accoglie lei, signor Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'Italia delle istituzioni che trova riunita qui e che vedrà nel corso della sua visita di 3 giorni nel nostro Paese. Ma mi permetto di dirle che la accoglie l'Italia intera, per ciò che lei rappresenta. L'Italia dei militari che quotidianamente sono impegnati in vari scenari del mondo, in alcuni casi direttamente con la guida delle Nazioni Unite. Penso al Libano, penso al Kosovo, penso ai tanti nostri uomini, donne e uomini che lavorano per un'idea di pace che non sia soltanto astratta. È l'Italia dei volontari che lavorano nelle periferie del mondo, e a cui per la prima volta dopo tanti anni torniamo a dare più denari. Proprio quest'anno, con la legge di stabilità, la cooperazione internazionale, frutto del lavoro, di un grande lavoro del Parlamento, ha visto la possibilità, vedrà la possibilità di aumentare l'impegno per le tante italiane e i tanti italiani che in nome di quell'ideale lavorano nelle tante periferie del mondo.